Eccola Pergamo, l'antica città della Misia, che è una regione dell'Asia Minore, che è divenuta una delle più grandi città del periodo ellenistico. Percorriamo la maestosa via Tecta, o via Sacra, che porta fino alla sommità della collina dell'Acropoli Alta. Pergamo raggiunse il suo splendore nel III e II secolo a.C., divenendo un importantissimo centro sotto il profilo culturale ed artistico. A Pergamo venne realizzata una famosa biblioteca che ospitava oltre 200.000 volumi, secondo solo a quella di Alessandria d'Egitto, con la quale però era in competizione, al punto che gli egiziani rendevano sempre più difficoltoso l'invio dei fogli di papiro per la scrittura. Ma Pergamo reagì utilizzando pelli di animali, realizzando fogli di pergamena che presero il nome da quello della città. Eccolo il teatro di Asclepion, il dio della medicina. Poteva ospitare fino a 3.500 persone e si narra che qui alcuni pazienti venissero curati con la musica. Percorriamo il tunnel di Asclepion per raggiungere il tempio del dio della medicina. Pergamo era importante anche per il tempio di Asclepion, il dio greco della medicina, Esculapio per i latini, chiamato anche il tempio della guarigione, che divenne molto popolare nel 350 a.C. Secondo la cultura dell'epoca, il dio Asclepion amava i serpenti, anche quelli velenosi, che utilizzava durante i riti per le guarigioni, ed è per questo che il dio venne rappresentato con un bastone intorno al quale ha attorcigliato un serpente, ancora oggi simbolo della medicina. Dirigendo poi verso l'Acropoli Alta, colpisce da subito l'imponente teatro di Dionisio, che è arroccato sulla parete ed è considerato il più ripido al mondo. Questo teatro poteva ospitare oltre 10.000 spettatori. Queste sono le rovine di quello che fu il Tempio di Traiano. Anche se gli archeologi ci hanno raccontato tutto, ogni volta che vedo questi siti archeologici non posso non pormi la domanda: ma come avranno fatto a costruire queste meraviglie con i mezzi del tempo?